Eccoci, buongiorno, ecco la prima lezione che facciamo dal nostro centro movimentalmente. Mi vedete lassù? Sì? Ok, allora, forse metto un po' così che dovrebbero vedermi meglio anche sopra. Come sapete io ho due telefoni, uno in diretta, l'altro in differita. Quella in differita sarà la registrata che, dove faccio l'upload su YouTube e vi c'ero il link. Ieri è successa una cosa molto particolare, non so per quale motivo si è inceppato il video e sono stati registrati pochi secondi, quindi insomma vediamo di dare due indicazioni per quello che è l'aspetto tecnico di quello che stavamo facendo. Come ho detto alla ragazza sopra, stiamo iniziando i suoni e i suoni è la quinta forma, i sei suoni segreti, che troviamo nel nostro percorso. Dunque, bisogna cominciare a fare una distinzione tra le due parti. La prima parte è molto fisica e scioglie e apre i canali, quelli che chiamiamo meridiani, nel nostro corpo. Quindi cominciamo un po' ad ammorbidirci. La seconda è molto più sottile, infatti già dagli animali abbiamo una vibrazione, un atteggiamento, qualcosa di più profondo che arriva nel nostro corpo, che sfocia con i suoni, dove veramente facciamo vibrare il nostro corpo. Non che prima non vibri, ma andiamo sempre più in profondità. Cosa succede? Che il corpo, come una campana, vibra se fluido, se può e riesce a condurre la vibrazione. Se è rigido, non vibra. Quindi, adesso che arriviamo ai suoni, è importante non fare più quello che è il nostro percorso, ma essere il nostro percorso. Il corpo deve essere, non deve fare, perché in questo caso non vibra. Quindi quando parlo di atteggiamento morbido, fluido, rilassato e far emergere il vostro movimento, quindi non spingere, non forzarlo, a emergere, ecco, qui ci troviamo di fronte a un bivio, perché il corpo non vibra se effettivamente non fate quello che abbiamo detto, ossia essere il movimento, non fare il movimento. E qui ci metteremo un pochettino. Quello che vi consiglio è sempre, comunque, imparare la parte tecnica, ma in questo caso dei suoni, visto che, ve lo ricordo, lo sci è semplicemente una torsione, come il giocare a palla, ma senza rotazione del polso. E sci, inspiro, sci, questo sei volte. Quando avete finito, vi ricordo, le mani, questo è un dettaglio che probabilmente vi potrà servire, quindi vi do i compitini per questa settimana. I maschietti sinistra appoggio, destra sopra, e invece le femminucce destra sull'ombelico e sinistra appoggio. 6 cerchi da un senso e 6 cerchi dall'altro senso. Ok, fissatevi su questo aspetto, provate tutta la settimana, sono 6 sempre, e provate a sentire tutto il corpo, dal viso in giù, mano, vibrare. Provate a sentire solo quello. Questi sono i piccoli compitini da fare. Adesso mi immagino, siete alla grigliata, e voi mettete le sci e tutti, le folle. Ok, no, fatelo quando siete da soli. Beh, insomma, noi al fine ce ne battiamo come al solito, però se riuscite a non farlo durante la grigliata è meglio. Ok,
Vi ho praticamente riassunto un pochettino il lavoro di ieri. Questo è importante, se volete farlo questa settimana, 6 vibrazione e respirazione da basso. Qui se non parte da basso non si attiva niente. Quindi qui siete obbligati a farlo bene. Non si può fare così, si fa bene. Quindi respirazione, atteggiamento rilassato, corpo morbido, fluido che deve vibrare. Bene, detto questo, adesso facciamo un piccolo ripassino, facciamo gli 8 pezzi di broccato. E andiamo avanti. Notizie dell'ultima ora non ce ne sono, se non che vi ricordo che il 15 sono rimasti 4 posti per chi vuole fare il 15, e invece il 22, la via per il centro, quello che è l'aspetto di teoria, di filosofia, di medicina tradizionale che inizio a portarmi dopo un percorso meraviglioso che sto facendo con un monaco, e dovete vedere se valutare se farlo bene, ma soprattutto c'è ancora veramente tanto spazio, quindi chi è fosse interessato mi manda il messaggio. Devo dire che tutti gli eventi si stanno chiudendo quasi, adesso questo abbiamo aumentato a 32 persone e siamo quasi a palla, quindi abbiamo quasi finito. Quindi chi è fosse veramente interessato si faccia 2 calcoli e mi mandi semplicemente un messaggio che lo metto nel gruppo. Ok, detto questo, possiamo veramente partire. Qui da Movimentalmente, la prima diretta che facciamo, sono contento che insomma si sta muovendo anche questo centro. Qui c'è la nostra energia, ci sono le nostre cose, abbiamo portato davvero un pezzo di noi e sta venendo bene, quindi ci siete, state arrivando, sono contento. Non era così ovvia la cosa, quindi sta partendo, e anche Marina viene qua, lei viene da al mese. Quando qualcuno mi dice: ma io sono un po' fuori, Irma, un'altra che ogni tanto si presenta al grattacielo, questa è passione, non si può fare diversamente, è passione. Quindi sono contento di aver creato con voi, ricordiamocelo, perché io da solo posso cantarmela quanto voglio, ma con voi ho creato veramente una cosa bella di persone che si incontrano perché hanno piacere di incontrarsi. Si va a mangiare anche pizza, si fa, e sta diventando una grande compagnia che lavora, fa delle cose belle e si diverte. Quindi questo è il migliore augurio che potevo farmi da solo e ricevere, e sta andando così. Quindi Movimentalmente viva, voi ci siete, noi ci siamo, e niente, vi abbraccio perché è un momento anche di riflessione, una piccola pausetta della Pasqua. Mi invita a questa riflessione che condivido con voi. Bah, bando alle ciance, amuni, si dice a cuneo. Vi lascio con Marina.
facciamo i cinque animali in versione, ripeto, la stiamo vedendo in versione facilitata per comunque chi vuole quest'anno dare l'esame. Non è indispensabile, mi sono reso conto di una cosa, che chi non fa tutte le lezioni, quantomeno online, e ne fa almeno tre alla settimana, riuscire quest'anno a dare l'esame con Charlie, animali e suoni può essere molto impegnativo, ma ricordo che questo percorso, il secondo livello, prevede 2 anni, per cui se ci arrivate con più tranquillità, male non fa, anche perché poi il terzo dovreste farlo dopo che tutte le forme sono state fatte bene. Vi ricordo che la scaletta è questa: il primo esame date 18-8, basta che ve lo ricordate, l'esame del secondo livello invece 18-8 devono essere perfetti, e i tre successivi basta che li sapete, perché non può reagire così velocemente il corpo, per quanto tu possa allenarlo ha il suo tempo di sviluppo e di sblocco, quindi non possiamo accelerare questi tempi, impossibile. L'esame successivo dovresti fare 18, 8, sciami, animali, suoni, perfetti, e altre due forme. Quindi prenditi il tempo che serve per creare questo percorso con il tuo corpo, con i tuoi tempi. Va da sé che chi sta venendo una volta a settimana lo sconsiglio vivamente di fare l'esame, perché no, non ha senso, cioè non c'è proprio lo spazio mentale per avere dentro quantomeno appunto a livello mentale le tre forme successive. Adesso facciamo un piccolo ripasso degli animali a livello base, cioè non andando giù, non caricando, solo per ripassare. Perfetto. Ah, piccolo accenno storico. Non so se vedete cosa c'è scritto qui, che anche dietro, non so se si vede. Ta-da! Questa maglietta credo che abbia almeno 6 anni, forse qualcosa di più, quindi abbiamo anticipato molto i tempi. Era un progetto che avevo in mente, che adesso finalmente vedo finito. Ci sono stati 2 anni di Covid che hanno rallentato molto, però insomma è andata molto bene lo stesso. Animali.
Questo è anche un ottimo allenamento, in poco spazio di tempo abbiamo fatto 8 e animali. Ottimo allenamento già più in fase di livello avanzato, se vogliamo. Cosa ci dà? Beh, più sblocco, gli animali fanno delle torsioni molto molto importanti in meno tempo. Allora, come utilizzarlo? Ovviamente quando abbiamo poco tempo. Quando abbiamo poco tempo, questa lezione qui è perfetta e molto efficace. La sconsiglio però per chi sta iniziando. Domande voi dalla diretta? Piace la maglietta, La volete? C'è ancora un po' che sparare, dai. Ah, sì, ma non... è come? Non è quanto, è come. Col vostro tempo, lasciate fluire la vostra energia. Io sono ogni volta meravigliato, sorpreso e devo dire anche goduto, quando qui l'altro giorno Enzo mi ha detto: guarda che io sto meglio di prima di quando mi è venuto l'ictus. Cioè, noi abbiamo fatto un lavoro con Enzo, vi ricordo che ha fatto tutti i giorni quello che gli ho detto di fare, cioè no, non ci sono sconti su questo, ma lui quando è arrivato non aveva la mobilità che ha adesso dopo un bel lavoro, dopo che ha avuto un ictus e non ci vedeva quasi più e gli tremava la gamba. Quindi è questo l'obiettivo, non è imparare tante forme. Mi sono spiegato? Certo. E lo stare bene, poi la forma, come la fai? Ecco, è lì, come percepisci il tuo corpo, come lo stai sviluppando, come lo stai crescendo, come stai entrando dentro di te, ecco, quello come, non quanto, chi se ne frega, puoi fare un lavoro spettacolare con le prime due, hai tonificazione con gli 8, hai sblocco energetico con i 18, potrebbe finire là. Ci stiamo allenando perché ci piace, stiamo andando avanti, stiamo facendo più cose, ma ricordatevi che dovete farle in quel modo. Non tanto, poco, ma fatto bene. Ok, tanto saluto i miei amici, spero che non salti niente, adesso controllo la registrazione. Intanto vi auguro buona Pasqua o quello che è, io non sono da quelle parti lì, però è una festa, quindi va sempre celebrata. Vi saluto. Buona giornata, ciao da Max.